L'idea è quella di un cicloviaggio, fruibile, alla portata di tutti e con l'obiettivo di dare la possibilità di fare un'esperienza di natura ovviamente sportiva, ma al contempo culturale, ambientale e culinaria. Vento è il progetto di ciclabilità più lungo d'Italia, coi suoi 679 chilometri che collegano Torino a Venezia. Elaborato e studiato dal Politecnico di Milano, ha avuto il supporto di 30 istituzioni e altre 30 fra associazioni e fondazioni. Vento mette insieme Venezia, Ven, con Torino, To. Ed è una, come dire, è una parola che evoca leggerezza, ma soprattutto cerca di mettere insieme subito l'immagine dei luoghi che può congiungere una dorsale cicloturistica, cioè immaginando subito di evocare in chi può utilizzarlo e in chi può essere interessato immediatamente l'idea che in bicicletta vai a Venezia, da Venezia vai nel paesaggio italiano e così via. Quindi l'idea è subito di mettere in relazione bicicletta e paesaggio, bicicletta e città, bicicletta e beni culturali subito immediatamente, cioè l'idea da subito, ecco. Quindi questo poi il nome ha avuto fortuna, per carità, è vero, assolutamente. La ciclabile attraversa 242 località, 300 punti di ricettività, 2000 attività commerciali e oltre 10.000 aziende agricole. Insomma, un'offerta per il semplice curioso o per l'affamato turista davvero incredibile. Per scoprire paesaggi, sapori e saperi della nostra terra meravigliosa. In un intreccio di sensazioni artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche probabilmente uniche nel panorama mondiale. Ah, è il momento giusto, le biciclette stanno, come dire, facendosi sentire nell'opinione pubblica e anche nella politica, ma anche nelle amministrazioni. E B, voglio dire, cosa c'è di meglio che scoprire i paesaggi italiani, i nostri piccoli bordi, i borghi delle due ruote? Cioè, sicuramente noi siamo convinti che questo possa essere un'opzione importante per proprio generare occupazione, generare una ripresa anche economica, soprattutto nei luoghi più lontani dai luoghi dove ricade sempre i soliti investimenti. Vento passa nella Valle del Po, quindi passa in 120 comuni che sono più in sofferenza molto spesso di tanti altri che invece sono legati, come dire, come Milano, come tutta l'asta dell'A4, già da una serie di investimenti ciclici che continuano a investire quelle aree. Invece qui noi abbiamo delle cose straordinarie e su cui bisogna dare delle risposte. Vento si inserisce in un'ottica europea più ampia e strategica e sempre legata alla bici. Per completare il progetto servono ancora 80 milioni di euro, una cifra che sembra alta ma che, pensate, basterebbe a costruire solo 2 km di autostrada. L'indotto legato a Vento dovrebbe comunque produrre economie diffuse per 100 milioni di euro all'anno, creando fino a 2.000 posti di lavoro. La previsione è inoltre quella di attrarre su queste strade oltre 500.000 di turisti all'anno. Il percorso, che deve essere messo tutto in sicurezza, accarezza soprattutto le rive del Po e per il 40% del tracciato attraversa parchi e aree protette. Un gruppo del Politecnico ha già provato l'intero percorso, coprendo i 679 chilometri in 8 giorni e provando emozioni davvero straordinarie. È assolutamente fattibile pedalare anche per lunghe tratte senza essere particolarmente allenati, perché l'unico mio allenamento, tra virgolette, è il fatto di utilizzare la bicicletta in città tutti i giorni, ma questo vuol dire fare 10-15 chilometri al giorno. Quando poi ti trovi a farne 70-80 e ti rendi conto che tutto sommato li fai senza una grossa fatica, questa è la dimostrazione che uomini e donne possono pedalare anche per lunghe tratte con tranquillità e con piacere. Mi ha lasciato negli occhi paesaggi stupendi, veramente, veramente belli, sia città sia proprio i paesaggi, quindi dalle risaie fantastiche, campi di grano, pioppeti, paesaggi davvero belli. E poi dal punto di vista umano è stata un'esperienza davvero bella e forte, perché raccogliere così tanto interesse e percepire così tanta passione nelle persone che ci hanno aiutato a organizzare questo viaggio è stata veramente l'altra parte bellissima di questo viaggio. Naturalmente, come dice il nome stesso, Vento non è e non può essere qualcosa di immobile. L'idea è quella di ampliarsi e integrarsi con altri percorsi che possano essere trasversali al tracciato originale, o paralleli, o parti di un anello turistico. Dei 679 chilometri dell'intera ciclabile, ad oggi solo 145 non sono ancora realmente pedalabili, mentre sono 102 quelli percorribili in piena sicurezza e secondo i criteri voluti da Vento. Insomma, c'è ancora da lavorare, ma lasciarsi sfuggire un'occasione del genere per valorizzare il nostro territorio e le nostre bellezze sarebbe davvero un suicidio.
il cicloturismo, voglio dire, anche noi abbiamo fatto 600 km, è straordinariamente una cosa fattibile da tutti. Dopodiché è straordinaria, cioè noi davvero, io ho sempre questa immagine del primo giorno, della prima tappa, dove avevamo la fortuna di avere un cielo molto terso, molto bello, e Monviso, va bene, quindi le Alpi innevate, perché quest'anno abbiamo avuto un anno in cui la neve era ancora lì a maggio, quindi le Alpi innevate, le campagne con le risaie, siamo in Piemonte, l'argine, perché noi abbiamo fatto 600 km sull'argine, quindi sempre sospesi nel paesaggio, sempre a quota 10 metri, 5 metri dal, sopra il paesaggio, quindi vedi tutto, e dopo il Po. Bene, dopo 8 giorni noi ci siamo trovati sui murazzi del Lido a vedere l'Adriatico, cioè, quindi tu passi in mezzo, passi da Ferrara, passi da Pavia, passi da Cremona, passi da un museo dove dentro c'è un Botticelli che è a Piacenza e nessuno forse lo sa, voglio dire, cioè, fai questa cosa qua che è straordinaria.